belli per un quarto d'ora, troppo poco. Sì, dobbiamo dire anche che in queste partite guardiamo un po' al coinvolgimento di tutta la squadra, abbiamo fatto delle rotazioni quasi sistematiche perché ci interessa crescere come gioco, ci interessa costruire un gioco che sia coinvolgente con tutte le giocatrici a disposizione. Come hai appena detto, i primi 15 minuti sono stati importanti, poi purtroppo nei cambi abbiamo perso la fluidità ed è venuta fuori una squadra avversaria che gioca molto bene, poi alla fine abbiamo perso, non siamo più rientrati in partita. Tanti errori al tiro, tanti errori in fase di costruzione dettati da un ritmo al quale non siamo abituati o dettati solo da una serata storta? No, io credo che sia, allora, sicuramente noi non abbiamo nelle gambe un ritmo di pallamano europeo, non tutte le giocatrici giocano a questi ritmi, però non è una scusa perché abbiamo fatto una rotazione per cui tutte le giocatrici hanno giocato 15 minuti per tempo. Direi che sia stato un caso che a un certo momento dopo il quindicesimo abbiamo sbagliato molti tiri facili, compresi dei rigori, ottime parate del portiere avversario. Oggi il ritorno di Annika era molto atteso, ha giocato bene, devo dire, in fase di gioco, ma invece nel tiro è mancata un po', ma non mi preoccupa questa partita in questa maniera perché fa parte del nostro lavoro. E fa parte del nostro lavoro anche questa grande, insomma, vetrina, questa grande serata che giocheremo giovedì contro l'Olanda. Beh, questo ci dobbiamo presentare con altre idee, con un gioco più semplice, ma soprattutto con uno spirito di sacrificio importante, perché sappiamo che affrontiamo una delle squadre più veloci al mondo e quindi dobbiamo sicuramente correre, e là sicuramente il cambio delle giocatrici sarà importante per cercare di stare in partita più possibile.